Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi torno con un video che ultimamente non faccio più perché compro poco e niente. Mi è capitato però in questi giorni di aver fatto dello shopping, di aver fatto degli acquisti e quindi li ho un po' raccolti tutti insieme e ve li voglio far vedere perché ogni tanto ancora qualcuno mi chiede le voglio vedere uno dei tuoi haul e quindi oggi eccomi qua. Altra cosa, sono tutta struccata tranne un po' di colore sulle sopracciglia con il gel, il mascara, non ho fondotinta, non ho correttori, non ho cipria, non ho niente sul viso, solo la crema idratante e il Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Vi voglio però far vedere le labbra nuove. Come forse vi ho accennato in altri video, sono stata a Roma da Claudio Maestrini e ho effettuato la visita di controllo dei 6 mesi del seno e il filler alle labbra. Belle, io sono felicissima. Ho rifatto il filler la prima volta, diciamo che era una prova perché si vedeva niente, cioè solo i bordi un po' più perfettini, però stavolta ho fatto il filler un po' più filler vero. Proprio quando sono stata a Roma sono passata dal negozio in stazione Termini, legami penso, ogni volta mi imbroglio. Comunque ho preso questo set di penne a tema Halloween, io le uso tantissimo per l'agenda e in realtà poi le utilizzerà, sta già, cioè anche Mattia utilizza le penne cancellabili, però ancora queste non le porta a scuola nel caso ci scrive a casa eccetera eccetera. Comunque diciamo che è la scusa per dividercele fra me e lui. 5,95 questa la serie per Halloween, ce n'è una in verde, una nera e una arancione. In più ne ho prese altre due singole, una è l'orsetto col miele, io ho un altro orsetto ma l'orsetto col miele è rosso, io ho l'orsetto che scrive blu, vedete, scrive rosso, e poi ho preso il coniglietto che scrive in violetto. Poi ho preso anche 3 refill che sono costati 3,95. In realtà ho preso solo i refill blu perché sono quelli che più utilizzo, diciamo, nella scrittura, ecco, vedete. Comunque, ovviamente se scrivete più di nero, più di rosso, più di verde, più di rosa, più di giallo, li comprerete poi di colori che vi pare. E poi mi sono accaparrata l'ultimo set, 5,95 per biscotti. E così li utilizzeremo forse direttamente già stasera con i bambini. Questo come regalino per i bimbi, oltre a dei libri, un libro di Geronimo Stilton a Mattia e a Cri. Ho preso un puzzle composto da 3 puzzle, cioè 3 puzzle di Halloween. Lascio l'abbigliamento per ultimo, vi ho fatto sbirciare, forse vi ho accennato qualcosa su Instagram domenica, perché in realtà siamo andati per cercare il regalo di compleanno di mamma e inaspettatamente ho trovato delle cose che mi servivano. Comunque ora vi faccio vedere. Dicevo, parentesi cibo, perché ho fatto il mio ordine mensile su Coro. Vi ricordo il codice sconto, ve lo lascio scritto qua, che comunque è Alessia5 ed è sempre attivo. Vi ricordo anche che se inserite prodotti nuovi, proprio nella sezione nuovi arrivati hanno le foto un po' più brutte, inserendo anche solo un prodotto di quelli vi si azzerano le spese di spedizione, diventano gratuite. Tra l'altro quest'anno prenderò anche il calendario dell'avvento, quest'anno sono usciti 2 calendari dell'avvento, uno normale e uno vegano. Io ho scelto quello classico e appena mi arriva ve lo farò vedere o qua o su Instagram, vediamo. Allora, io ho preso una tra le novità, mi piace sempre provare una delle novità, in realtà me l'ha fatta prendere Nello perché ha detto sì, ci possono servire, mi possono servire, insomma ho preso delle fette di arancia essiccate, si possono essiccare anche a casa, o uno ha l'essiccatore oppure in forno, però tipo ore di forno e niente, se vi serve le dividete anche con altre persone perché sono tante, sono 500 grammi di fette di arancia, però magari, non lo so, delle amiche, delle cose, vi servono per fare dei lavoretti, delle ricette, quello che volete voi, ecco, sono mezzo chilo e vengono 15 euro, quindi che ne so, se le dividete in due ve ne vengono comunque tantissime, con 7,50 euro avete le arance essiccate, non dovete stare a tenere il forno acceso per 100 anni.
a tema forno, e anche questo è un regalino che ho preso per i bambini. Io ho preso questo set di stampini per i biscotti. Potrebbe essere anche un'idea da inserire in un calendario dell'avvento per i vostri bambini, oppure anche per dei pensierini, per dei regali, se dovete fare dei regali di Natale anche un po' più particolari, perché qua dentro appunto ci sono 25 formine. Ci sono tutte queste, sono davvero belline e fatte anche bene, perché i bimbi non si fanno male con la manina. Vedete, questo è l'orsetto e la parte dove la manina schiaccia è gommata, quindi il bimbo non rischia di farsi male anche se insomma preme con tutta la sua forza. Questa per esempio è a forma di orsetto, ma ce ne sono veramente tantissime. Mi ha incuriosito, cioè per esempio c'è l'ovale, oltre al cerchio c'è anche l'ovale, vedete? Molto utile. E vi faccio vedere anche quelle sotto. Ci sono sia a tema natalizio, come per esempio il biscottino di pan di stelle, sì, di pan di stelle, di pan di zenzero, lo scarpone, il guantino invernale, oppure c'è a tema pasquale, per esempio il coniglietto, c'è l'angiolino, c'è la stella cometa, a tema di Halloween ci sono il pipistrello, la zucca, il fantasmino, insomma sono veramente tantissime, vedete? Poi ho ripreso una cosa che finalmente hanno rimesso sul sito, questa prendetela perché è meravigliosa, è una crema spalmabile al pistacchio. È ottima anche quella, io le ho sempre tutte e due a casa, sia quella 100% pistacchi con cui ci faccio ricette di ogni tipo, e questa invece è quella, la versione dolce al 60% di pistacchi. Ne ho prese ben due confezioni perché con una forse ci volevo fare, cioè una praticamente mi va via in una preparazione, se riuscirò a farla. Comunque gli ingredienti sono 60% di pistacchi, zucchero, olio extravergine di oliva e sale, fine. Il sapore è fantastico, io stessa l'ho regalata a varie persone, è piaciuta tantissimo, ve la straconsiglio anche come pensiero tipo di sempre di Natale, perché comunque ci stiamo avvicinando. Io ancora non sono mentalmente pronta, forse dico queste cose anche per... vabbè. E poi ho preso in mancanza di una crema al cioccolato che mi piaceva molto, ho preso la versione crunchy, la crema spalmabile alla nocciola e al cacao dolcificata con zucchero e fiori di cocco, che ha il 45% di pasta di nocciola, quindi questa qua l'ho già provata altre volte, è molto buona, e quindi utilizzerò questa per quando la posso mangiare, ovvero una volta a settimana. E poi questo, di cui vi ho parlato tantissimo su Instagram, è il condimento per uova strapazzate, che contiene sale, pepe, paprika, pomodoro, erba cipollina, prezzemolo, cipolla, aglio. In realtà è fantastico per condire la qualunque, perché comunque anche il pollo, il pesce, tutto viene buonissimo, straconsigliato. Adesso invece vi faccio vedere l'abbigliamento, mi sono messa qua già in piedi per farvi vedere tutto, ve lo faccio vedere indossato. Allora, il tema sarà pink, fucsia, anzi per la precisione. Finalmente mi sono presa il piumino, perché ho buttato via il 100 grammi che... ormai aveva fatto il suo corso, l'avrei dovuto già buttare via da tempo, però ero nuda e quindi non l'avevo buttato via per questo motivo, ora è già andato. Ho scelto questo qua della Banff, tra l'altro era scontato. Ah, ho preso tutto al Nencini Sport, che ha anche il sito, quindi fa spedizioni in tutta Italia tranquillamente. Vi faccio vedere come sta indossato. È proprio un bel punto di fucsia, troppo bellino, ecco il brand qua si vede meglio. E poi ho preso
due maglioncini, uno più leggero e scollato, l'altro un po' più pesante, perché io cose troppo spesse, grosse, non ne porto, e vi faccio vedere come vestono. Ovviamente non è che me lo vado a mettere su un pantalone del genere, tra l'altro questo è con una culisse, insomma, a vita alta, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, questo è il maglioncino scollato, e non mi ricordo neanche, è della Only, mi pare, sì. Ok, e questo qui che era scontato del 25%, sempre della Banff, ok, 30 euro taglia M. E questo sinceramente proprio, cioè, lo utilizzerò in inverno, anche la targhettina qua sotto, ecco, lo utilizzerò proprio magari anche con una maglia tipo questa sotto. Oddio, che fastidio questi maglioncini, le cose addosso, non vedo l'ora già di rifare il cambio armadio. Cioè, io sono come, cioè, avrete presente i bambini che non si vogliono mettere le scarpe chiuse all'inizio, gli dà noia tutto? Ecco, io sono come i figlioli. Mamma, pantaloni lunghi, maglie lunghe, mi strapperei tutto di dosso. Comunque, ecco. A costine. Ora si vede, ecco, è più fucsia così. E ora arriva il pezzo forte. Yeah! Allora, mi levo il maglioncino perché sto morendo di caldo. Era figo indossare le scarpe con il maglioncino, ma su caldo. Voliamolo, olè! Ho fatto un signor decluttering e ho tolto nel corso di questi 2 anni via via le scarpe che si erano rovinate, che non mi piacevano, che insomma, vari motivi. Avevo sempre avuto curiosità di provare queste, le Two Stars, però il fatto che fossero già sporche mi turbavano un poco, e anche Nello all'inizio, cioè proprio no. Però quando poi abbiamo visto queste, che sono semplici ma particolari allo stesso tempo, cioè tutti e due siamo rimasti folgorati. So che le metterò tantissimo ed è una scarpa che sfrutterò tutto l'inverno, sia quando sono vestita più sportiva che un casual, diciamo. Sono fatte in questa maniera, con i lacci fissi che non si allacciano. Io adoro questa cosa. Il laterale ha una stella argentata e una nera, mentre il dietro è nero, però con questa lavorazione. Sono delle scarpe ovviamente invernali, quindi è una scarpa in pelle, però ha l'imbottitura ed ha... ed è solida, ecco, questa comunque non è la scarpa e poi dopo, che ne so, a maggio ve la mettete ugualmente, ecco, questa sarà prettamente invernale. E sono veramente contentissima, anche perché sono stracomode, sono io sento la suola leggermente rialzata sotto, sono davvero stra belle, immaginatele col piumino, che figaggine. Questo video vecchio stile vi è piaciuto? Se sì, lasciate un bel like, e quando avrò qualcosa di carino da farvi vedere lo condividerò con voi. Seguitemi come sempre su Instagram, che là anche per cose flash metto un sacco di cose. In realtà ci sarebbe un altro piumino che mi vorrei prendere, perché ne vorrei due, per averne proprio due per intercambiarli, uno un po' più sportivello e un altro, cioè i piumini sono sempre sportivi, intendiamoci, però è un colore un po' più sicchettoso, diciamo. Vabbè, se finalizzerò l'acquisto vi dirò. Lasciate un bel like, un commento qua sotto. E niente, vi mando un bacio, vi lascio al prossimo video. Ciao!